Bentrovati, 1973, un grande regista irpino, Ettore Scola, firma un'opera straordinaria, un'opera naturalmente cinematografica straordinaria, Trevico, Torino. Ecco, racconta della emigrazione dei nostri operai, il Cipputi irpino, che si ritrova a Torino nella grande Fiat. In quegli stessi anni però non si andava soltanto a Torino e non partivano soltanto i nostri emigranti, partivano anche i medici. E c'è un medico che è l'ospite nostro di oggi, Gerardo Chirichiello, grazie Gerardo per aver Grazie a voi. accettato il mio invito, che proprio in quegli anni, 1975, da Trevico, dove era medico condotto insieme all'altro paesino, Carife, Carife. lui originario di Vallata, da Trevico non va a Torino, ma va a Miami, negli Stati Uniti. Gerardo, comincia un po' qui la tua grande avventura. Tu sei un pediatra, lo dico subito, e consulente, correggimi se sbaglio il termine, è consulente internazionale di una società naturalmente medico-sanitaria, dell'allattamento al seno. Allora, che cos'è? Partiamo da qui, l'allattamento, sei uno specialista dell'allattamento al seno. Poi parliamo di Miami. Sono un IBCLC che in italiano si traduce come consulente professionale dell'allattamento materno, che è una nuova professione nata 20 anni fa circa negli Stati Uniti, con l'intento di dare una formazione e competenza nel trattamento clinico dell'allattamento al seno e delle sue complicazioni. Questo titolo ha dato poi luogo alla formazione della nostra associazione, che si chiama AICPAM, Associazione Italiana di Professionisti per l'Allattamento al Seno, e in questo momento siamo circa 220. La nostra attività si svolge in tutti i settori della sanità, sia come attività privata, sia come consulenti anche negli Certo, ospedali. Gerardo, dopo mi piace raccontare un po', attraverso naturalmente la tua testimonianza diretta, la tua storia. Questa storia molto particolare, il figlio di un emigrato in Svizzera, una famiglia molto modesta, la tua all'epoca, modesta ma altamente dignitosa, che riesce a fare delle cose molto molto importanti. Però, prima, ecco, prima, l'allattamento al seno. L'allattamento materno al seno, perché è importante? In parole così spicciole, me l'hai raccontato tante volte, però vorrei che lo dicessi tu ai nostri telespettatori. L'allattamento materno, non è solo una scelta individuale della mamma, riveste un'importanza fondamentale nella tutela della salute materna e del neonato. I vantaggi dell'allattamento materno sono notevoli, soprattutto per il bambino, ma anche fondamentalmente nella madre e per la società. L'allattamento materno contribuisce a sconfiggere molte malattie nel bambino, a dare un sviluppo neurologico e psicologico ed emotivo ottimale. Nella mamma previene il rischio di tumori all'ovaio, cancro al seno e osteoporosi. Quindi riveste un'importanza per la società futura. Quindi sia per il Se bambino che per la sia mamma. per il bambino e per la mamma, e anche dal punto di vista economico, sociale, se tutte le mamme allattassero al seno ci sarebbe un risparmio notevole per la società. I bambini sarebbero meno malati, meno ricoveri, meno medicine e una vita più lunga e produttiva. E se poi si pensa all'evitare spese per la produzione del latte e del trasporto, ha anche la sua importanza dal punto di vista ecologico. Ecco, dicevo prima che Gerardo Chirichiello ha una storia molto particolare, no? Accennavo al fatto che è un figlio di un emigrato in Svizzera, ecco all'epoca, tu hai compiuto 72 anni la scorsa settimana, Esatto, il primo marzo, se ricordo bene, il primo marzo. esatto, esatto. Figlio di un emigrato in Svizzera, per cui sapete i nostri emigrati che cosa facevano all'epoca, no? Andavano lì in Svizzera, in Germania, negli Stati Uniti e rimettevano poi i soldi, mandavano i loro soldi alle famiglie, alle mogli, ai familiari che restavano
in Italia. Per cui era anche abbastanza complicato poter seguire un corso di studi come tu hai seguito. Gerardo, come te la sei cavata? Ecco, come te la sei cavata? Io so che tu ogni anno riuscivi ad ottenere la borsa di studio, dalle scuole medie in poi, sempre. Era difficile per una famiglia, soprattutto con tanti figli. Mia madre, eravamo quattro figli, quattro fratelli, aveva questo grande sogno di riscattarci dalla vita, ovviamente, dell'infanzia, e eravamo subito nel dopoguerra, quindi un'infanzia di una famiglia povera, e lei aveva questo grande sogno di darci un'opportunità, pertanto ci teneva che noi studiassimo, e certamente le spese erano tante, e quello che ha ispirato noi, io e i miei fratelli, è stato proprio questa necessità di aiutare i nostri genitori, in particolare mio padre, che non poteva farcela, insomma, a sostenere noi tutti all'università. Aiutarvi nel senso di rendervi autonomi almeno per lo studio. Esatto, sì. Quindi era fondamentale, assolutamente fondamentale, cercare di tenere la borsa di studio. Grazie alla borsa di studio noi abbiamo potuto percorrere il percorso dell'università, vivendo alla casa dello studente, dove avevamo vitto, alloggio e anche un piccolo stipendio di 15.000 certo. lire al mese. Ginnasio e liceo, Gerardo, te lo chiedo perché il corso scolastico di Gerardo Chirichiello è stato sempre caratterizzato dalla medesima cosa, cioè il grande profitto scolastico. Tu avevi il massimo dei voti al ginnasio, al liceo, e poi te lo sei portato dietro all'università in Italia e poi, ascolterete, negli Stati Uniti. Ginnasio e liceo dove? Ho frequentato il liceo Dariano Irpino, dopo aver speso alcuni anni in collegio, perché a Vallata non c'erano le scuole medie allora, e pertanto era costume a Vallata di mandare i ragazzi in collegio. Noi siamo stati presso il collegio dei Padri Trinitari a Somma Vesuviana. Dopo aver compiuto il quarto e il quinto ginnasio siamo rientrati in casa, se uno non voleva scegliere la carriera monastica, diventare monaco. E quindi poi ad Ariano Irpino ho fatto il liceo classico, con grandi difficoltà nel viaggiare, ovviamente, alzarsi presto la mattina, prendere il pullman. Gerardo, perdonami, è proprio cronaca di questi giorni, no? Per questo voglio fare un piccolo richiamo, ma non per esaltare le cose del passato. La generazione tua, che poi è la mia generazione, era naturalmente abituata ad altri sacrifici, appunto la guerra era finita da poco, tu sei del 46, del 48, stiamo lì. E però, vedi, anche in questi giorni, Gerardo, no? Pochi centimetri di neve hanno bloccato Roma, hanno bloccato Napoli, hanno bloccato l'Irpinia, niente scuole, eccetera, eccetera. All'epoca, tu partivi da Vallata per Ariano Irpino con i pullman che erano vecchissimi, però ad Ariano ci arrivavano nonostante la neve, no? Oggi si blocca tutto, tempi cambiati, altri tempi. Erano tempi diversi, eravamo abituati ai sacrifici, certo i nostri figli sono vissuti in un'altra realtà. Meno male. Senti, Gerardo, dopodiché licenza liceale ad Ariano Irpino, naturalmente col massimo dei voti, e decidi di fare medicina, però mi pare che i tuoi volessero un altro indirizzo, ricordo bene? Io ho sempre desiderato di fare il medico sin da bambino, probabilmente ispirato e condizionato dall'attività di mia madre, che negli anni 50 diventò poi ostetrica, in quei paesi aveva una grande attività professionale. La chiamavano la vammana prima, no? L'ostetica, la vammana. E data la sua altezza era conosciuta come la piccolina. La piccolina. La piccolina. Quindi perché medicina? Tu decidi di scegliere medicina in piena autonomia, naturalmente, perché? Ho scelto medicina, ripeto, perché se ne parlava spesso in famiglia con mia madre e sentivamo sempre questi racconti. Era voglia di riscatto economico oppure era passione per la medicina?
Credo che sia stato soprattutto un riscatto personale, un riscatto intellettuale, un bisogno di affermarsi, che è un po' quello che ci ha guidati un poco tutti i miei fratelli. Io ho avuto il mio primo fratello, purtroppo deceduto abbastanza giovane, a 57 anni, che era un professore della scuola media. L'altro mio fratello, dopo di me, è un cattedratico a Roma alla facoltà di legge, e un altro lavora in banca. Quindi dal punto di vista, diciamo, del sogno di una mamma, abbiamo infatti realizzato questo Senti, passo, perché diciamo. scegli però, ecco, noi abbiamo parlato di una famiglia modesta, un figlio di emigrato, però tu scegli all'epoca, chiedo scusa, scegli di andare a Roma, alla Sapienza. Forse da un desiderio, da un bisogno psicologico da evadere, di evadere un poco dalla nostra realtà. Ricordo che tutti gli amici di Ariano, dei nostri paesi, andavano per ovvi motivi a Napoli, perché a Napoli era poi possibile a volte, diciamo, viaggiare. Io invece avevo questo desiderio di conoscere persone nuove, una nuova realtà studentesca. In qualche modo era anche preoccupato di essere condizionato magari da amici che non avevano lo stesso desiderio mio di affermarmi, di studiare. Quindi ho scelto Roma perché aveva il suo fascino e volevo appunto dedicarmi con passione allo studio e non essere poi magari insieme agli amici prendere una strada non consona. Anche lì sempre con le borse di studio, naturalmente. Chiedo scusa per la mia faringite, ma d'altra parte, malanni di stagione. Gli anni dell'università sono stati degli anni per me molto belli, molto sereni. Anche per i miei genitori, proprio perché ho potuto godere della borsa di studio che mi ha permesso di dare un sollievo economico. Difatti noi non pagavamo le tasse e avevamo questa grande collocazione che era la casa dello studente a pochi metri dall'università e avevamo vitto e alloggio gratuito. Certo, l'obbligo era di superare tutti gli esami, non potevi stare fuori corso e dovevi allora avere una media elevata, cioè dovevi prendere una media almeno del 27. Quindi eravamo un po' tutti noi del sud, eravamo molti amici studiosi di Avellino, di Calabresi, che avevamo tutti un unico scopo, un unico intento, quello di studiare molto e per poter continuare gli studi eravamo obbligati a prendere voti alti. Sì. Poi la scelta di pediatria, Gerardo, sempre qui in Italia, la scelta di specializzarti in pediatria, perché? Ecco, ti voglio chiedere, per un pediatra, no, per chi sceglie pediatria, è una mia curiosità, ci vuole una vocazione particolare o no? O è un mio pensiero così un po' strano? Credo che la pediatria ha il suo fascino, perché con la pediatria si realizza anche il sogno di essere un clinico applicato ovviamente ai bambini. Quindi per me era importante sentirmi completo come medico e questo desiderio me lo sono sempre portato dentro. Ed è per questo motivo che probabilmente ero insoddisfatto del corso di studi di pediatria che si conduceva allora in Italia, io ero scritto a Roma, ma non ero molto soddisfatto, sentivo dentro di me il bisogno di imparare, desiderio di sapere tante cose. Le specializzazioni allora non erano come oggi. Non ti davano, ecco, una completezza di pratica, di saper fare, di saper Però succede qualcosa, Gerardo, succede qualcosa perché tu all'epoca avevi uno zio negli Stati Uniti, nel New Jersey, zio Francesco. Zio Francesco. Che succede? Che cosa succede? Tu ti prendi una vacanza.
Zio Francesco era emigrato. Per premiarti, no? Era emigrato da Vallata nel 1950, come tante famiglie di Vallata sono andate negli Stati Uniti in quel periodo cercando fortuna. Aveva saputo che aveva un nipote medico, laureato in medicina, e ovviamente era il fratello di mio padre, si sentiva orgoglioso di questo e mi invitò, mi fece un invito ad andare negli Stati Uniti e mi pagò addirittura il biglietto per andare a trovarlo negli Stati Uniti. Il progetto era di andare per qualche settimana a visitare questi parenti che mi aspettavano con tanta gioia, con tanto orgoglio. Una volta arrivato negli Stati Uniti, grazie ad un amico italiano, italo-americano, che stava preparando, stava studiando per il riconoscimento della laurea presa anche lui in Italia, e si sa che negli Stati Uniti non sono riconosciuti titoli stranieri se non quelli presi in America, cominciò a stimolare, a incuriosire, dicendo perché non resti anche tu qui, perché non provi questo esame di riconoscimento della laurea. Però ti prese anche un poco, non per la gola, ma ti prese un po' per qualche altra cosa, no? Perché ti portava in giro questo amico con una decappottabile rossa, una sportiva, sì, bellissima, straordinaria, ti portava in giro non soltanto per le strade del New Jersey, ma anche in qualche posto particolare, negli ospedali, mi hai detto, no? Sì, mi cominciò a portarmi negli ospedali in giro e appena cominciai a vedere questi ospedali super tecnologici, meravigliosi, moderni, cominciai ad innamorarmi, ad affezionarmi all'idea di poter accedere eventualmente a una scuola di specializzazione americana. E il percorso era complicatissimo perché bisognava superare un esame che veniva condotto con una metodologia che per noi in Italia non era ancora familiare, quello cioè delle risposte multiple, quindi i famosi quiz di cui noi in Italia non avevamo ancora conoscenza. Quindi è stata una metodologia diversa che ha messo in discussione tutta la preparazione e la competenza che avevo, anche se sono laureato con 110 e lode, in effetti la nostra preparazione, la nostra competenza era poco qualificata, tant'è vero che nelle classifiche americane l'Italia era l'ultimo posto come medici che riuscivano a superare questo esame per accedere negli Stati Uniti. E tu, da bravo italiano, perdona ma se interrompo, non smentisti questa classifica perché di fatto la prima volta quell'esame non l'hai superato. Però non ti sei scoraggiato? No, difatti era complicato, anche se ho dovuto imparare l'inglese. L'inglese non l'avevo studiato nelle scuole e ho dovuto imparare l'inglese in qualche modo facilitato dal fatto che potevo fare pratica stando lì negli Stati Uniti. Ho dovuto mettermi a studiare da solo la grammatica inglese. La parte inglese la superai, la parte medica, come dicevo, era piuttosto una novità per me e quindi ero scoraggiato, pronto a tornarmene in Italia quando mio zio, questo zio Francesco che ha provveduto a me in quegli mesi che stavo lì, mi ha comprato tanti vestiti, mi ha comprati tutti i libri, era talmente orgoglioso che voleva tenermi per forza negli Stati Uniti. E tu hai insistito, sei tornato a fare l'esame. Quindi mi sono rimesso a studiare e poi quando qualche mese dopo è stato rifatto l'esame, finalmente sono riuscito a superarlo. Però era tempo di tornare in Italia, anche perché non potevi restarci in quelle condizioni. Un piccolo salto all'indietro, una cosa che mi ha molto colpito della storia che mi hai raccontato. Quando eri al quarto anno di medicina, qui in Italia, a Roma, la Sapienza, tu facevi anche altro, cioè sì, all'interno della facoltà ti davi da fare per imparare un pochettino le cose del mestiere che fanno soltanto gli infermieri, in effetti, ormai, no? Certo. Che cosa imparasti? Avevo a fare le iniezioni, un po' tutto. Sì, e dal terzo anno di medicina entrai come interno nell'Istituto di Patologia Medica dell'Università di Roma
intendo di imparare e apprendere qualche cosa pratica. Mi sorprendeva che molti colleghi si laureavano in medicina ma non avevano veramente nessuna capacità di fare neppure un intramuscolare. Ecco, fui così che cominciai a mettermi appresso alle suore, che allora erano le infermiere del reparto, e alle 5 del mattino facevano terapia e quindi andavo per imparare a fare le intramuscolari, le endovenose. Andiamo avanti perché il tempo purtroppo passa e la tua storia, certo, è straordinaria ed è anche molto molto lunga. Torni in Italia, hai necessità naturalmente di cominciare a lavorare, si libera un posto di medico condotto, se ricordo bene, a Carife, giusto? Sì. E poi subito Trevico anche. Certo. Tornato per dover assolvere al dovere del militare, per questo motivo dovetti ritornare dagli Stati Uniti, in quei giorni che arrivai si liberò il posto di medico condotto nel paese, il sindaco di allora. Però perdonami Gerardo, ti interrompo soltanto un attimo, però ecco, torni in Italia, mentre cerchi lavoro avevi comunque messo nel cassetto di casa tua quel riconoscimento americano, certo, cioè quella cartuscella, diciamo così, che era un documento molto importante che ti consentiva di poter esercitare anche negli Stati Uniti. Siamo in Italia. Certamente questo titolo di riconoscimento della laurea è il sogno, diciamo, di molti medici stranieri. Non si può entrare negli Stati Uniti e fare una specializzazione o lavorare come medico se non hai superato questo esame. Credo che tra tutti i titoli che ho preso nella mia vita, forse quello che mi ha dato più gioia e soddisfazione, perché apriva le porte a questa grande opportunità di accedere negli ospedali americani. Sì. È stata messa lì, nel cassetto, perché medico poi condotto, la vita... Perdonami se accelero io un po', medico condotto a Carife e a Trevico. C'è qualche episodio particolare, cioè il medico condotto all'epoca, io lo ricordo, ero bambino, quindi ero bambino, insomma avevo la tua età, altro che bambino, lo ricordo perché avevo anche io un fratello medico, e il medico condotto era una figura proprio straordinaria all'epoca, era un po' l'equivalente del parroco, ecco, il parroco curava davvero l'anima all'epoca e il medico curava praticamente tutto, il medico condotto. Erano... anni duri quelli lì per la medicina di famiglia, per il medico di famiglia. Il medico di famiglia allora entrava in tutte le case e aveva una grande responsabilità, anche se con pochi mezzi doveva tenere in cura, in pratica, dal bambino appena nato alle persone anziane, insomma tutti i tipi di patologia, ed era piuttosto complicato. Non era un'attività facile, si richiedeva grandi capacità, grandi competenze. Per me, che ero neolaureato, è stata un'esperienza umana e professionale importantissima, perché ho potuto iniziare appunto a mettere in atto le mie competenze e apprendere tanto dalla gente. Quindi, però come esperienza... a un certo punto, Gerardo, proprio in questa fase, in questo periodo, succede un'altra cosa. Intanto ti sei sposato con tua moglie, che era originaria? Originaria di Napoli, Napoli, anche se la famiglia era originaria di Monte Calvo. Però succede una certa cosa, mentre sei così a fare il medico condotto tra Carife e Trevico, ecco perché poi Trevico Miami, sì, no, non Trevico Torino, Trevico Miami. Che cosa succede? Che cosa ti passa per la testa? In quegli anni, tra l'attività professionale, che è stato anche, diciamo, un orgoglio per i miei genitori, per mio padre e mia madre, avere un medico in paese come medico condotto, è stato anche, diciamo, un'occasione per risparmiare, mettere da parte dei soldini, e questo grande sogno di andare negli Stati Uniti era un pochino passato in secondo ordine se non fosse stata per mia moglie, che mi ha incoraggiato a fare il grande passo. Ricordo uno zio di Trevico che, quando seppe che avrei voluto lasciare la condotta, mi diceva col suo tono bonario: ma dove te ne vai, zia? L'America la tieni qua.
E beh, in effetti il medico condotto, come anche oggi per la verità, stavano benino, no? Se la cavavano. Non riusciva a capire questo mio desiderio di andare negli Stati Uniti. L'immagine più tenera ce l'ho il giorno della partenza, ovviamente, mio padre e mia madre. Certo, beh, è normale. Gerardo Grichiello, che è un medico molto particolare, bravissimo, eccetera, però ha una sensibilità umana straordinaria. Insomma, passato l'attimo di commozione, possiamo riprendere. L'immagine che ricordo di più, questo sì, loro saluto, anche perché io in qualche modo ero talmente entusiasta di andare negli Stati Uniti che la mia idea era di non tornare più in Italia. Tanto portami a Miami, abbiamo pochi minuti e dobbiamo raccontare il resto. Portami a Miami con te, siamo nel 1975, se ricordo bene. Siamo nel 1976, sì. Sono arrivato negli Stati Uniti e ho dovuto procurarmi ovviamente l'ingresso nell'ospedale di Miami, organizzando un viaggio che è durato più di un mese con mia moglie, e facendo interviste con i vari capi d'istituto, perché allora così si usava, cioè preferivano, non c'erano esami di ingresso. Era, se ricordo bene, si metteva l'application. Sì, si faceva una domanda e poi ho fissato degli appuntamenti nei diversi ospedali, quindi ho viaggiato per mezza America. Ti chiamano all'ospedale di Miami. Mi chiamano l'ospedale pediatrico straordinario. L'ospedale dei bambini di Miami, un ospedale meraviglioso, sembrava veramente una favola per bambini. Entrare in questa hall dell'ospedale e vedere tutte le pareti dipinte di favole per bambini di tutti i tipi, di tutti i colori, mi innamorai immediatamente, disse sarebbe meraviglioso per me se potessi entrare. Il manager che ti fa il colloquio ti chiede a un certo punto: ma perché vuoi stare negli Stati Uniti? Il capo dell'istituto mi chiedeva come mai avessi scelto Miami, come mai volessi stare negli Stati Uniti. Il mio tono entusiastico lo convinse della mia passione, della mia voglia di fare bene, e fu in qualche modo impressionato da come parlassi bene l'inglese. In realtà io avevo imparato, sono stato un autodidatta, grazie poi a quell'anno che sono stato nel New Jersey, ero riuscito a imparare abbastanza bene l'inglese, e mi chiese: ma come mai lo parli così bene? Quello che poteva sembrare uno scherzo, una battuta, e gli risposi: l'ho imparato leggendo Playboy. E questo suscitò in lui un'ilarità, che poi in qualche modo mi fece, insomma, ingraziare questo professore. Devo riprendere, Gerardo, un attimo il filo. Laurea in medicina in Italia, specializzazione in pediatria sempre a Roma, un po' di America circa un anno per le cose che vi abbiamo raccontato, supera quel famoso esame che poi ti consentirà di poterti iscrivere negli Stati Uniti ad una specializzazione oppure di lavorare, torni a Miami, abbiamo detto nel 1975, a Miami per fare che cosa? Per specializzarti in pediatria negli Stati Uniti, quindi una seconda specializzazione, ma negli Stati Uniti. Esatto. Quattro anni sì, a Miami. Quattro anni di specializzazione in America, la specializzazione americana è improntata alla massima competenza sia di tipo teorico, ma soprattutto a livello pratico. I pediatri medici vengono seguiti da un tutor, da un supervisor a livelli ovviamente maggiori man mano che passano gli anni. Il loro compito è di creare dei pediatri che sappiano affrontare tutte le situazioni cliniche a 180 gradi. Per loro era indispensabile che un medico, per esempio, sapesse fare una puntura lombare, avesse perfetta conoscenza, per esempio, di leggere le radiografie, sapere intervenire, intubare un bambino. Ed è così che si passa da un reparto all'altro, si fanno cioè delle rotazioni dal reparto di neonatologia a quello di cardiologia a quello di ematologia. Pertanto, quando sono arrivato in Italia... Ecco, perché raccontiamolo, a un certo punto un po' tua moglie dice: beh, insomma, adesso basta con gli Stati Uniti, torniamoci un po' in Italia, no? Avevi nostalgia dell'Italia, torno in Italia, no, tua mamma era ostetica. Non è stato tanto facile la decisione del rientrare in Italia, perché
come dicevo, io ero innamorato, appassionato. Ecco, qual è stato il motivo? La motivazione forte qual è stata per tornare in Italia, la causa? Ero appassionato ovviamente dell'efficienza, della tecnologia, della grande disponibilità e, diciamo, tecnologica. Se uno pensa che nel 75-76 in America già si salvavano bambini di 500-600 grammi, erano in avanti almeno di 15-20 anni dal punto di vista tecnologico, io ero affascinato di poter lavorare in un ambiente simile. Certo, per considerazioni poi di natura familiare abbiamo deciso di ritornare qui, dandomi come limite di tempo un anno. Ho detto, noi torniamo in Italia, ma se in un anno non trovo una collocazione professionale soddisfacente, in accordo con mia moglie, disse, ce ne torneremo in Italia, negli Stati Uniti. Ecco che cosa accade, siamo alla parte finale del racconto di questa vita, soprattutto professionale, ma lui ha un profilo umano davvero straordinario. Che cosa accade in Italia? Tua mamma, che abbiamo già detto era ostetrica, ti dice, Gerardo, ma perché non proviamo a parlare con la clinica Malzoni, con il professore Mimì Malzoni? E tu ti presenti, racconti un po' di cose a Mimì Malzoni, il quale ti dice? Il dottore Malzoni è stato, diciamo, la figura più importante per la mia vita professionale in Italia. Non lo conoscevo, mi sono presentato e non ho neppure accennato al fatto di essere figlio di mia madre era un'ostetrica e ovviamente conosceva, frequentava la clinica perché per motivi appunto di lavoro portava sempre delle donne lì per, in condizioni importanti. Non mi sono presentato dicendo di mia madre, ho solo raccontato il mio percorso professionale, sono un medico italiano di Vallata, originario, e ho fatto la specializzazione in pediatria in America. E chiedevo se fosse, insomma, ci fosse la possibilità di lavorare nella sua clinica, se io potessi essere utile in qualche modo. Il dottore Malzoni, che è una persona, è stata una persona per me fondamentale, di una grande intelligenza, di una grande capacità di visione, di sogno, ha condiviso immediatamente la mia proposta e immediatamente mi propose di affidarmi come responsabile del reparto di neonatologia. E quindi nel giro di poco tempo ho trovato... Il reparto di terapia intensiva neonatale. Il reparto di neonatologia nella clinica Malzoni, e allora non c'era ancora la terapia intensiva. Quindi nasce con te, questo mi interessava raccontare, che nasce con te questo reparto, con te naturalmente, con Mimì Malzoni. Eravamo nel periodo del terremoto, post-terremoto, quindi c'era un grande caos nella regione, un disordine in tutti i reparti, mancanza di mezzi, mancanza di ambulanze addirittura. E il numero dei nati era talmente elevato che c'era anche una mortalità elevata ancora in Campania in quel tempo. Le terapie intensive non esistevano quasi, pochi posti al Santo Bono, forse qualcuno al secondo policlinico. E fu così che io ho cercato di mettere diciamo in gabbo la mia competenza, le mie capacità che avevo. E avevo bisogno ovviamente di un supporto anche tecnologico, e quindi ho lavorato sostenuto sempre dal dottore Malzoni, dall'amministrazione, dal professore Bruni allora, a creare sempre un maggiore, diciamo, disponibilità tecnologica al reparto, e fu così che abbiamo poi potuto cominciare a fare terapia intensiva, che era una cosa incredibile per una clinica privata, poter avere un reparto. E la storia della Malzoni racconta un po' tutto, la grande svolta già molto molto solida, la clinica Malzoni per la ginecologia, poi la grande svolta per la terapia intensiva neonatale che l'ha data Gerardo Chirichiello, ma questa è storia comune ormai. Gerardo, c'è una piccola poi nota negativa a margine, ma così ne accenniamo soltanto. A un certo punto tu a malincuore, no? Quando l'amministrazione non è più di fatto Malzoni, ma arrivano altri amministratori, tu decidi a un certo punto di lasciare. Ecco, anche evitando toni polemici,
mi hai raccontato, lo dico io così ti libero dall'imbarazzo, non hai avuto più quella autonomia per poter fare le cose come bisognava farle. Era questo il motivo, la motivazione vera? Beh, in pratica ho lasciato quando avevo 68 anni, quindi è un'età anche giusta per qua. Andare in pensione. Fermiamoci qua perché voglio chiederti soltanto un'ultima cosa, siamo già ai tempi supplementari. Qualche cosa che ti ha particolarmente addolorato nel corso della tua carriera professionale? Addolorato, non so, qualche cosa che non è riuscito, quando si tratta con i bambini, quando si curano i bambini, può capitare sempre gli imprevisti. C'è qualche cosa che ti ha lacerato dentro, che tu possa ricordare? Poi ricordiamo però anche qualche successo importante, tu ne hai avuti tantissimi. Non ho nessun dolore particolare, anche perché come neonatologo certamente bisogna tenere in conto che si ha a che fare con situazioni complicate, difficili, soprattutto in campo di quando uno si dedica ai bambini prematuri, non bisogna considerarle delle sconfitte o delle situazioni, certo, dolorose per la famiglia, dolorose per tutto il reparto, per tutto lo staff quando si perde una vita umana, però non ho particolari rimpianti o dolori o ricordi speciali. Certo, le grandi soddisfazioni della tua vita professionale, a proposito di bambini, a proposito soprattutto di quella specializzazione che tu hai, sei uno dei pochi in Italia, quanti ne siete in Italia? Un centinaio credo, no? Dopo aver lasciato la clinica Malzoni ho scoperto di avere questa necessità, bisogno di continuare nel mio lavoro, nella mia passione. Oggi lavora addirittura più di prima. Dedicato all'allattamento materno, per cui ho preso a studiare un percorso formativo di consulente professionale dell'allattamento al seno, che è un titolo che apre le porte ad un mondo meraviglioso, che è quello di sostenere e promuovere l'allattamento al seno. Adesso sono stato inaspettatamente poi eletto presidente dell'Associazione Italiana dei Professionisti dell'Allattamento al Seno. Abbiamo l'opportunità di lavorare a livello anche istituzionale, ministeriale con la ministra e con altre organizzazioni mondiali tipo l'OMS, l'Associazione Internazionale dell'Allattamento Materno, e il nostro compito è quello lì di diffondere la cultura dell'allattamento, riportare alla normalità questa pratica che negli ultimi 50 anni era diventata praticamente obsoleta. L'importanza, l'abbiamo detto, dell'allattamento al seno sulla salute futura della popolazione, della gente e delle società in generale. Se uno pensa per esempio che nei paesi arabi c'è addirittura l'obbligo di allattare fino a 2 anni. Senti, anche a costo di farti un po' di pubblicità, cosa che non dovrei fare, no? Però non è pubblicità quando si tratta di professionisti del tuo livello. Quando è nato il mio nipotino, 2 anni e 2 mesi fa circa, io ho chiesto in giro, ho chiesto a degli amici medici, sentite, abbiate pazienza, io questo è l'unico gioiello grande che tengo, no? Quale? Da chi devo andare? Voglio un pediatra. Il mio bambino, come tu sai, il mio nipotino vive ad Amsterdam, però nessuno ci mette mano soltanto Gerardo Chirichieldo. Sull'allattamento al seno non vogliamo dire altro, anche per non bruciarti un po', no? Il convegno che la FIDAP ha organizzato, questo lo pubblicizzo ben volentieri perché è un tema importantissimo, il relatore sarà appunto Gerardo Chirichieldo, per l'8 marzo ad Ariano Irpino. Tutte le mamme interessate, ma io direi anche tutti i padri che dovrebbero essere interessati, andate a seguirlo perché ne vale veramente la pena. Si tratta di una materia straordinaria, come diceva Chirichieldo prima, per far crescere meglio i bambini e per evitare allo Stato tante spese di malattie che si possono evitare per le mamme se viene seguito un certo percorso di vita.
Gerardo, io ti ringrazio, grazie per essere grazie stato nostro ospite e soprattutto grazie per averci raccontato questa bellissima storia. Negli anni 70, i primi anni 70, non c'erano soltanto i nostri poveri emigrati che da Trevico dovevano raggiungere Torino, i nostri cipputi per il posto in fabbrica nella grande Fiat, bisogna riconoscerlo, c'erano anche i medici figli di emigrati, cresciuti nello stento con grande sacrificio, che anziché a Torino, da Trevico andavano a Miami per specializzarsi. Grazie ancora a Gerardo Ghirichiello, grazie a voi, arrivederci grazie. Con la prossima puntata di Persone.